Benvenuti a Di Sabato, la settimana è iniziata con una notizia importante, positiva, l'assoluzione di Antonella Tognazzi e Davide Vecchi dall'accusa fatta dalla Procura di Siena di aver violato la privacy dell'ex amministratore delegato del Monte dei Paschi, Fabrizio Viola, in merito alle mail di David Rossi. Adesso sentiamo le voci delle due persone che hanno subito questi anni, hanno vissuto questi anni stando sotto processo. E che ovviamente sono stati assolti. Perché diciamo ovviamente? Perché non c'erano i presupposti per un processo di questo tipo, di cui nessuno sentiva il bisogno, a cominciare da Fabrizio Viola, che non aveva presentato denuncia per violazione della privacy. Antonella Tognazzi e poi Davide Vecchi, in un dialogo che abbiamo fatto a Toscana TV proprio l'altro ieri. Vediamo. Sì, è un processo che fin da subito è apparso abbastanza anomalo, anche perché obiettivamente non c'era nessun elemento che potesse corrispondere ai criteri d'accusa. E quindi sì, sono stati due anni che indubbiamente sono faticosi ovviamente da sopportare, specie proprio perché ti vengono rivolte delle accuse molto gravi e di cui te sai di non essere assolutamente responsabile, insomma. Quindi ad oggi si è conclusa bene e quindi di questo ovviamente ne sono felice. Adesso cosa c'è da sperare? Adesso è ovvio, non è mai mancata in realtà l'attenzione verso l'altra vicenda e ad oggi ho uno stato diciamo mentale un po' più sereno per affrontare ancora di più quella che è la vicenda che ormai mi vede impegnata da 5 anni, cioè la verità su quanto è accaduto la notte del 6 marzo. Una vicenda dove l'impegno c'è costante da parte dei familiari di Davide Rossi, molti media nazionali che ora hanno i riflettori rivolti su questo caso, ce n'era bisogno. Era assolutamente bisogno e la televisione è un mezzo estremamente importante quando ci sono casi come questo in cui cioè le istituzioni obiettivamente non tendono, ecco, comunque nel mio caso a non dare quelle risposte che invece appunto noi abbiamo atteso e stiamo attendendo tuttora, insomma. Quindi la battaglia resta. La battaglia assolutamente resta, speriamo di concluderla a breve. Non tornava però soprattutto una cosa, e che cioè in questo periodo l'unica persona andata sotto processo sia stata la moglie di Davide Rossi, la vedova Antonella Tognazzi, insieme a un giornalista del Fatto Quotidiano Davide Vecchi, sotto processo per volontà della Procura della Repubblica di Siena, che senza denuncia di parte, senza denuncia dell'eventuale, voglio dire, danneggiato, aveva avviato un procedimento per violazione della privacy dell'ex amministratore delegato del Monte dei Paschi, Fabrizio Viola. Ora, la violazione della privacy è uno di quei procedimenti che si avviano su querela di parte, perché chiaramente i magistrati in tutto il mondo hanno tanto da fare, figurati se vanno a vedere se qualcuno è stato violato nella propria privacy per propria spontanea volontà. C'è una denuncia e avviano magari il procedimento. In questo caso no. La Procura della Repubblica di Siena ha voluto di sua sponte indagare, mettere sotto processo la vedova di Davide Rossi e il giornalista del Fatto Quotidiano Davide Vecchi. Due giorni fa sono stati entrambi assolti dal Tribunale di Siena, dobbiamo dirlo, meno male, è successo comunque a Siena, li assolti perché il fatto non sussiste ed era evidente che non sussisteva fin dall'inizio. L'ho fatta lunga per presentare il collega Davide Vecchi del Fatto Quotidiano in diretta Skype con noi. Buonasera Davide. Buonasera Daniele. Senti, non so se hai sentito la mia dissertazione, ma insomma era questo, no, il quadro di riferimento, se non sbaglio. Sintesi perfetta. Bene. Aggiungerei solo che abbiamo perso 2 anni e che la procura forse in questi 2 anni avrebbe potuto indagare e meglio su altro, invece che interessarsi di un articolo, tra l'altro non, assolutamente non diffamatorio, tant'è che anche gli stessi legali di MPS e lo stesso Viola non si sono neanche costituiti parte civile nel processo fatto e costruito dalla procura. Quindi esatto. Diciamo, forse se avessero impiegato il loro tempo in altre indagini sarebbe stato meglio.
Fra l'altro tu, perché il tema è la pubblicazione appunto in un tuo articolo del contenuto delle mail intercorse fra Viola e David Rossi nei giorni precedenti la morte, beh, tu dicesti, avvisasti la segreteria di Viola, guardate, io faccio l'articolo, quindi addirittura all'americana, no? Come fanno i cronisti americani, in Italia siamo un po' più, come dire, disordinati in questo, ma tu eri stato, come dire, in linea anche con la tradizione anglosassone e americana, direi. Beh, diciamo che chiamo sempre tutti di quelli dei quali mi occupo, però secondo la procura, che poi l'abbiamo sentito la requisitoria del PM Serena Menicucci in aula lunedì scorso, addirittura abbiamo scoperto che secondo i magistrati senesi gli interlocutori dei giornalisti possono decidere cosa finisce sui giornali e cosa no. Cioè a Siena, secondo i magistrati, se Viola mi diceva, guarda, non devi pubblicare questo articolo, noi avremmo dovuto non pubblicarlo, no? A prescindere dal diritto di cronaca e dell'informazione. Quindi è un In po' linea, per surreale, diciamolo così. fortuna siamo arrivati a questa assoluzione, però quando un giornalista finisce sotto processo per una vicenda così, anche se te sei navigato, insomma, non credo siano stati anni piacevoli. Ma guarda, navigato no, perché in realtà io avrò ricevuto una cinquantina di querele, sempre e solo querele di parte. E finora non ne ho mai persa neanche una, anzi ti dirò di più, non sono mai neanche andato a processo. L'unico processo a cui sono stato sottoposto è stato questo, instaurato da dei magistrati. Processo che fra l'altro abbiamo visto non c'erano proprio le basi, addirittura loro avevano indagato e trascinato in aula me e la vedova di Davide, Antonella, sostenendo che lei mi avesse dato quelle mail famose, no, che poi pubblicai, tra le quali quella in cui Davide annunciava a Viola la volontà di togliersi la vita e chiedeva aiuto. Ora, tra me e Antonella non c'è stato neanche un contatto, non dico telefonico, ma proprio un contatto precedente alla pubblicazione delle mail. Quindi non hanno neanche accertato, provato ad accertare che ci fossero dei riscontri, no, alla loro accusa. Hanno indagato, rinviato a giudizio e aperto il processo nell'immediato, proprio in breve tempo. Fra l'altro, una delle cose che a me personalmente hanno colpito negativamente di più di questo processo è che l'ipotesi accusatoria nei confronti di Antonella Tognazzi ipotizzava un proprio interesse, anche di tipo venale, economico, a, come dire, far circolare, quindi usandoti in quel caso quella mail, per poi avvantaggiarsene in chiave personale, in termini di risarcimenti dal Monte dei Paschi. Ora io vorrei sottolineare una cosa di cronaca, un dato di cronaca, che Antonella Tognazzi avrebbe potuto essere risarcita se avesse accettato la tesi del suicidio sul luogo di lavoro del proprio marito. Le furono offerti dei soldi del Monte dei Paschi e l'assunzione, come era in uso al Monte dei Paschi per gli altri dirigenti che morivano, e ha rifiutato entrambi, risarcimento e assunzione. Beh, insomma, questo credo che andasse detto, no, David? Sì, assolutamente. È un'altra delle incongruenze dell'accusa, no? Perché loro, fra l'altro, ma ce ne sono anche altre che purtroppo, se non fosse una tragedia, questo processo, la requisitoria e tutto quello che è uscito da quella procura avrebbe dei profili comici, se appunto non ci fosse di mezzo una tragedia che non arriverà mai a una verità. Ma accusare Antonella di darmi le mail, fra l'altro, perché secondo la procura? Perché così poteva ricattare la banca. Ora è ovvio che se divulghi sui giornali delle mail o del materiale con il quale vuoi ricattare è chiaramente, diciamo, un controsenso. Ma questo è uno dei tanti. Ad esempio, contestavano che Viola e MPS fossero quelli a cui la pubblicazione delle mail di quegli articoli avrebbe arrecato il danno. Perché avrebbe recato il danno? Perché secondo la procura pubblicare quegli articoli avrebbe dimostrato e dimostrava che di fronte al grido d'aiuto, la richiesta d'aiuto da parte di David Rossi, la banca e Viola erano rimasti totalmente indifferenti. Ma perché non è andata così la cosa? Cioè, Certo. questo era proprio, è quello che è accaduto. Senti Davide, questo processo è anche diventato oggetto di attenzione da parte di università, di facoltà di scienze delle comunicazioni, di prestigiose università estere. Si è occupato la Columbia University di New York perché ci fu, fra le altre cose, come ricorderai, venne costretto Augusto Mattioli, no? Un cronista di vecchia data, quindi con notevole esperienza lì di Siena,
venne costretto a divulgare la propria fonte, che è appunto una cosa, diciamo così, è l'unica garanzia che differenzia gli stati democratici, no, dagli stati dittatoriali, in cui appunto la democrazia e la libertà di stampa non esiste. Tant'è che la Columbia University appunto aveva scritto che questo processo metteva a repentaglio, comunque era un tentativo di limitare il diritto di informazione e la libertà di stampa dei giornalisti. E va bene, questa vicenda, insomma, proprio non se ne sentiva assolutamente bisogno, la giustizia se ne avrebbe bisogno, come dire, di altri segni. Ma veniamo alla politica, oggi è un giorno significativo verso le amministrative. Nelle amministrative ancora la par condicio non c'è, ma comunque la notizia di cronaca è che Pierluigi Piccini, eccolo qui, grazie. Buongiorno. Come dire, oggi è l'inizio ufficiale del suo cammino verso le elezioni amministrative e c'è la presentazione della candidatura. E del simbolo. Che giorno è? Beh, è un giorno importante, ma per me e per quelli che lavorano insieme a me, che sono tanti, molti giovani, quindi ho sentito stamani al telefono, ieri sera c'è un po' di emozione da parte di chi si presenta per la prima volta a una campagna amministrativa, campagna elettorale. Io ne ho fatte tante, le ho fatte con i partiti, le ho fatte con le liste civiche e quindi è sempre un momento importante sicuramente. Ecco, dopo mostreremo il servizio dell'iniziativa, quindi ora non è che facciamo un'intervista lunga per non raddoppiare la presenza, però almeno una domanda te la voglio fare. Ricordo una mattina, anche in un evento diciamo poco bello, mi hai detto questa frase, mi ricordo: se non recuperiamo l'anima popolare partecipativa della città, questa città va a rotoli. C'è questo nella tua candidatura? Sì, c'è la volontà della partecipazione, ma come assunzione di responsabilità. Io credo che se non c'è uno scatto di assunzione di responsabilità e non capire che il passaggio del 2018 è un passaggio decisivo per questa città, o per essere rilanciata oppure per questo dormire in cui si è avvolta, questa sfiducia collettiva che sta, come dire, attraversando la città stessa, veramente noi non potremo rialzarci e non potremo ridiventare quello che ci spetta di essere, una grande città nazionale e internazionale con tanti asset di sviluppo. Ecco, mi interessava anche quell'altro vocabolo, insomma, popolare. Che cosa significa anima popolare da rilanciare, far rivivere? Sì, a mio parere c'è un'anima popolare che è stata, come dire, tradita, perché è stata ideologizzata, cioè è stato interpretato la senesità come se fosse qualcosa di astratto, lontano dalla gente. La popolarità è fatta di carne, è fatta di linguaggi, è fatta di comportamenti, è fatta di simboli. Tutta questa popolarità che ha fatto sempre forte Siena bisogna recuperarla nella sua dimensione reale, che non è soltanto il palio, è proprio una dimensione vera della senesità, della gente di Siena. Sto per lanciare il servizio sulla proroga della mostra di Ambrogio Lorenzetti, è una bella operazione culturale, rimaniamo solo sull'ambito culturale. Sì, è una mostra molto specialistica, di nicchia, però è una bella mostra, ben allestita. Io sono andato a vederla con Alessandro Bagnoli e sono rimasto molto colpito. Bocca al lupo per l'appuntamento di oggi. In bocca al lupo, i crepi. Allora vediamoci il servizio sulla proroga della mostra di Ambrogio Lorenzetti. Inserita ai vertici delle mostre più interessanti dell'anno in Europa dagli esperti del settore, l'esposizione Ambrogio Lorenzetti al Santa Maria della Scala non è mancata ad attirare l'attenzione sia di pubblico che di critica. Aperta al pubblico lo scorso 22 ottobre, con la chiusura prevista per il 21 gennaio, la mostra si è rivelata un vero successo, attirando in 3 mesi, con grande applauso della stampa, ben oltre 35.000 spettatori. Dopo una così grande richiesta, prorogarne l'apertura era la risposta migliore. La chiusura viene quindi posticipata all'8 aprile. Non è stato per niente semplice, ma ce l'abbiamo fatta. La mossa continuerà dopo il grande successo di pubblico e critica, suggellando la crescita del Santa Maria della Scala e delle politiche culturali e turistiche di Siena, afferma il sindaco Bruno Valentini, uno dei maggiori fautori di questa decisione. Ambrogio ci accompagnerà fino alla primavera, afferma, per i senesi che non l'hanno ancora visitata o vogliono tornarci, per gli storici dell'arte e di critici, per i tanti turisti che avranno motivo in più per scegliere Siena.
Grande soddisfazione anche nelle parole del direttore del Santa Maria della Scala Daniele Pitteri, in un periodo in cui progressivamente e fortunatamente si sta abbandonando la logica delle grandi mostre blockbuster per abbracciare quelle della riscoperta e della riflessione monografica sui grandi artisti del passato, afferma. Un'esposizione dedicata a Lorenzetti assume un valore che va oltre l'impatto dell'evento. Il risultato finale è ancora più notevole se si prende in considerazione che su Ambrogio Lorenzetti non esiste nemmeno una moderna e affidabile monografia scientifica e che un'iniziativa del genere è possibile soltanto a Siena, che conserva all'incirca il 70% delle opere oggi conosciute del pittore. Bene, allora eccolo qua il secondo ospite, Luciano Cortonesi, buongiorno, buongiorno. Esponente nero su bianco. Coordinatore. Dice, vabbè, ora continuiamo a parlare di politica. No, calma. Prima io volevo parlare, poi magari una domandina, visto che ci siamo. No, Dio, volevo parlare invece di una vicenda personale che mi ha, la voglia di chiederti di venire qui, me l'ha suscitata la vicenda di Anna Ferretti. La vicenda personale, una vicenda per lei anche, credo, molto difficile da affrontare, molto dolorosa. Compri una casa, dopo 10 anni ti arriva un atto del comune che ti dice occhio perché qui non va bene, questa casa non va bene come è costruita, spazi non dovuti eccetera eccetera. Beh, insomma, addirittura circola, può cominciare a circolare certe parole, abbattimento eccetera, che per una persona che ha fatto un investimento sulla propria abitazione è un dolore credo profondo. Da qui la scelta di Anna Ferretti di dare le dimissioni per, come dire, essere in grado di essere al meglio in un contenzioso con l'amministrazione comunale. Quindi una vicenda davvero difficile da affrontare, che tu in qualche modo hai avuto, non ti dico uguale, ma comunque addirittura con un contenzioso che è approdato anche in sede giudiziaria, così anche lì c'era in qualche modo la casa in ballo. Eh sì, la mia situazione è che ancora un po' più indietro, perché Anna Ferretti è successo ora, a me è successo nel 2015, esattamente di gennaio del 2015 è scoppiata questa cosa. Sì, quello che io infatti è la prima volta che diciamo pubblicamente ne parlo, perché è una cosa privata, e effettivamente anche a me quello che è successo a Anna Ferretti e quello che ha prodotto mi ha anche un po' spinto forse a rompere un pochino l'indugi, a rompere il ghiaccio, e forse è il caso di parlarne. Il caso di parlarne perché, allora, in questo momento tutti siamo pervasi dal senso di antipolitica, e quindi chi decide di fare politica è visto dalla collettività come un corrotto, un farabutto, una persona sicuramente non positiva. A me questa cosa non va giù da tempo, voglio dire, perché specialmente se si fa politica a livello cittadino per la tua città dove vivi, non è che vai a fare il parlamentare, ma nemmeno in regione. Io credo che sia molto animato da spirito di servizio e non certo di interesse. Poi per chi vuole guardare gli interessi basta guardare i conti correnti, le situazioni diciamo patrimoniali. No, adesso conti correnti, ora sta cosa l'ha fatto vedere Renzi, 15.000 euro. Per me un Presidente del Consiglio ha 15.000 euro nel conto corrente, non mi cambia il giudizio, in bene o in male, per carità. I cittadini non lo sanno, ma è bene sapere che comunque chi scende e chi va a abitare, certo, il palazzo pubblico deve depositare tutta la situazione patrimoniale, e se si vuole si vede prima e dopo e si può fare anche le differenze. La mia è diminuita, certo. Non so gli altri se magari la situazione patrimoniale è migliorata. Però ora venendo alla questione, la mia storia è forse per certi aspetti peggiore di quella di Anna Ferretti, anche se fa un po' scalpore quello di Anna Ferretti che vorrebbero distruggere una lottizzazione costruita. Cioè, voglio dire, credo che almeno io sono in ottimi rapporti con Anna, quindi se ne è parlato anche di questa situazione. Addirittura, voglio dire, ci sono anche altre famiglie, non è che abbraccia solo casa sua, non è mia una villa, e oltretutto intendiamoci. Ma il problema vero è che quindi questo senso di antipolitica porta a sparare addosso subito a chi della politica, come dire, non è perfetto. Se ha preso, è passato un rosso, è diverso se passa un rosso un altro, perché uno che fa amministrazione deve dare, capisco anche il buon esempio. Il problema però è che nessuno in queste situazioni entra nel merito delle questioni, cioè si fa tutto un gran parlare di quello che succede, e in questo caso io stimo Anna anche per
al di là della condizione politica che viviamo in questo momento, anche siamo stati anche in giunta insieme, voglio dire, però in questo momento abbiamo fatto strade separate, per l'amor del cielo, però stimo un professionista, una professionista che nel suo settore è veramente preparata. Ecco, ha dato un valore aggiunto a questa amministrazione, a mio parere. Certamente sì. Uno dei poi si salva. No, io dico solo questo, poi giudizi dagli gli altri come vuoi, giustamente. No, però voglio dire, ecco, la collettività perde quindi una guida su un settore delicato, la sanità, ma anche il sociale, il terzo, quindi di cose molto importanti. Mi viene da domandarmi se per una questione personale sua, di un qualcosa che poi non è nemmeno colpevole perché ha comprato da un costruttore. Beh, insomma, ecco, ha comprato da un costruttore. Come tutti i proprietari di quella lottizzazione, che c'entra? Vabbè, comunque sì. Ma come credo nel resto del mondo, ma in Italia sicuramente il 90% delle famiglie fanno, dice vabbè, mi compro la casa, ma è uguale anche la mia. Io, certo. Il mio figliolo ha venduto una casa e io ho venduto una casa, ci compriamo una casa insieme e ci facciamo una casa. Noi invece era da ristrutturare, quella di Anna invece l'ha già fatta. Dire, che colpa ne e tu di che cosa eri imputato, diciamo? No, che il termine imputato in questo caso è corretto. Correttissimo. Perché tu hai avuto io ho due processi penali in corso. Due processi penali in corso perché mi viene contestato nel mio caso nel rifacimento. Cioè, io ho acquistato un immobile che era cadente da ristrutturare e quindi sono partiti i lavori nel 2014 di ristrutturazione. Nella ristrutturazione c'era anche il rifacimento del tetto, come si fa ovviamente oggi, chi vuole un più bene all'ecologia si pensa di risparmio energetico, anche noi abbiamo messo in atto un intervento di coibentazione totale, quindi le facciate a cappotto, il tetto, le cose. Per un problema mi è stato contestato di aver rialzato il tetto. Alzato quindi? Alzato il tetto. Il volume in alto, diciamo. Rialzato il tetto, quindi zona soggetta a vincolo paesaggistico, siamo in città, rialzato il tetto, quindi parte immediatamente la denuncia per abusivismo edilizio su vincolo paesaggistico. E questo, per questo c'è il penale, cosa che per esempio, per quello risulta a me, Anna Ferretti non incorre nel penale in quanto sono modifiche interrate e non so neppure se la zona è soggetta a vincolo, non lo so lì, vincolo paesaggistico. E vabbè, succede, vediamo, controlliamo. Cioè, quello che nella mia situazione l'amaro in bocca rimane è che poi dopo tre anni, ci è voluto un perito del TAR regionale che venisse ad accertare che questa cosa non era vera, o comunque era vero il fatto che l'impronta del tetto si era rialzato, ma perché era stato messo l'isolante termico, la coibentazione, la ventilazione, tutti i tetti, diciamo, tecnologicamente evoluti che si fanno adesso. Questo è il mio cruccio, sono dovuto andare a ricostruire dal 1900. Quindi scusa, però nonostante questa perizia di un esperto, diciamo, di un tecnico del TAR, il processo penale va avanti? Il processo penale va avanti. Va avanti e chissà quando finirà. E sei tu contro il Comune di Siena, ovviamente. No. Allora, il processo penale, sì, sono io contro il Comune di Siena, ma anche il processo amministrativo al TAR. Sono io contro il Comune di Siena e la sovrintendenza che appunto nella sentenza che ormai ha un anno, a distanza, io ho avuto una sentenza favorevole del TAR a febbraio del 2017 che è andata in giudicato ora a settembre, quindi ormai è consolidata, però ancora oggi io ho una pendenza, il Comune di Siena mi rilascia i titoli, ho dovuto fare ricorso ancora ora al TAR per avere, signori, mi avete detto che ho ragione, quindi non sono reo di aver fatto questa cosa, però il Comune di Siena ancora non mi mette in condizioni di mettere a posto le pratiche. Ma tu ci vivi dentro la casa? No, che ci vivo? Finché, perché non c'è l'abitabilità. No. Che ci vivo? Come ci faccio a vivere? Io, mio figlio che ha venduto la casa, ora non per parlare di cose familiari, che paga 800 euro d'affitto al mese, in affitto, con tre bambini, e questa è la storia di 3 anni, voglio dire, per cui ti toccano un pochettino anche nelle cose veramente private. E ritorno al discorso, ma è giusto che chi si occupa di politica paghi questa gogna? E poi io non credo, però
voglio dire, succedono queste cose perché succedono? Io non lo so, voglio dire, io penso di no, però voglio dire, la mia situazione è successa quando io ho fatto una scelta politica diversa. Nel 2013, guarda caso, uscito da capogruppo del PD, mi ero messo contro il PD. Anna non lo so, voglio dire. Però ora l'ufficio tecnico dice, no, ma noi siamo autonomi e indipendenti. Sì, sì. Però sottolineare questo perché sennò... Diverse persone però dice la casualità delle volte, guarda caso, boh, non lo so. Però io mi sembra sia un gran groviglio queste leggi urbanistiche, leggi dell'edilizia, siano difficili. La cosa che su cui mi fa ancora più male, a me ha fatto male molto mettermi contro il Comune di Siena, che ho servito e ho anche amministrato, anche se per poco, voglio dire, ma comunque dal Consiglio Comunale sì, per parecchio. Assessore. Sì, appunto, voglio dire, fa male mettersi contro una struttura a cui te vuoi bene, che hai partecipato, la senti come una tua... hai collaborato. Eri assessore Concenni o Concercuzzi? Concercuzzi. Quindi breve però. Dieci mesi hanno sconvolto il mondo. Dieci mesi del sindaco Cecuzzi e poi è andata la mandata, cioè io come lui si è perso certo. Tutto, ma comunque quello che tenevo a dire è che si perde la ragionevolezza delle cose e siamo circondati purtroppo da persone che pensano solo a difendere il proprio operato e nessuno vuol decidere. Con questa situazione dove nessuno vuol decidere, Questa nazione non ripartirà mai. È così. Senti, ultimissima domanda, invece come riparte Siena? Vabbè, te appoggi Massimo Sportelli, sei uno delle pietre miliari di questa candidatura. Ma non lo diciamo, se no ci dicono che Massimo Sportelli è qualcuno che ci attacca, ovviamente dice che lui è l'emblema del nuovo, ma dietro ci sono i vecchi. Non è così, ovviamente. Vabbè, ma che vuol dire? Vecchio, nuovo? Io c'ho da vederli quelli nuovi per davvero, ancora. Io, personalmente... No, attenzione, io sono vecchio, vecchio. No, vecchio, nuovo, questo è un tema molto dibattuto. Io sono contrario al nuovo assoluto, ma questo perché credo, e questo mi porta indirettamente a essere anche polemico verso i 5 Stelle. Certo. Anche se... vedo che comunque è una forza politica che sta crescendo e quindi giustamente gli italiani fanno bene a scegliere chi vogliono a gestire. Però no, sai, mi consenti, sono una piccola politica, cioè io questa cosa, quelli del Movimento 5 Stelle incompetenti, no, ma voglio dire, te la polemica politica la fai come ti pare, Movimento 5 Stelle, avversari di Renzi, avversari Berlusconi, è significativo che Renzi e Berlusconi dicano la stessa cosa ai 5 Stelle. Ma qualsiasi novità in politica è venata di una certa incompetenza, ma non è detto che questo non significhi essere poi un'energia positiva per il futuro. È tutto da dimostrare che il mantenere il passo dei competenti fino ad oggi nel nostro paese rappresenti una garanzia, è tutto da dimostrare. Opinione, questa rientra nelle opinioni. Mie opinioni. No, ma... che su Facebook non dico più, ma in televisione qualche volta lo dico. Vai. No, ma io credo che i cittadini si sono un po' confusi, sono un po' ovattati, e io ritorno a Siena, anche a Siena, certo. Ovattata questa situazione, ma se non si pensa di scegliere delle persone qualificate professionalmente, che conoscono i settori bene e si occupano di quella cosa e sanno fare bene, ma dove si va? Allora io non voglio dire, dicono che in Parlamento siedono delle persone dei 5 Stelle che hanno messo un nome, non sapevano neppure, si sono trovati onorevoli che non sapevano nemmeno forse dove era fra poi il Parlamento. Devo dire, va bene anche così, va bene il nuovo. Allora, per tornare diciamo a casa nostra, a me piace, e io è 2 anni da quando ho lasciato il Consiglio Comunale, ho preso un po' la guida del movimento, mi sono battuto per coinvolgere i giovani, per cercare, infatti noi vorremmo fare anche una lista con molte persone giovani, perché il giovane, ma non perché è puro, ma ti porta freschezza, ti porta idee, ti lancia un pochino più avanti, perché il vecchio ha l'esperienza, sì, sa come funziona la macchina, però qualche volta rischia di rimanere un po' seduto. Perché fa le stesse cose di quell'altro. L'abitudine, la routine quotidiana, certo. Ti viene... Ma anche... No, quando perché ha un abito mentale. Quando devi decidere su alcune e risolvere dei problemi, ti viene di risolverli come ha risolto in passato. Certo. Invece non è detto, ci possono essere anche altre soluzioni. E quindi quello che stiamo portando avanti è un mix tra vecchio e nuovo.
sperando che i giovani a Siena trovino un'anima rivoluzionaria. Molti purtroppo sono stati sistemati da quelli di prima nelle varie aziende compiacenti, però speriamo invece che emerga un animo rivoluzionario generazionale proprio, e sarebbe quello che ci vuole. Trasversalmente dico, non per questo, per quei candidati. Grazie. Grazie a Luciano Cortonesi, buona giornata. Vediamoci insieme la querel, diciamo, politico-istituzionale. Mancuso dice: se non portano il regolamento antifascista e non viene approvato il 30 gennaio mi dimetto. Bruno Valentini gli risponde, vediamo questo TikTok. Non c'è solo la querel legata a Maurizio Sguanci, presidente del quartiere 1 di Firenze, che ha espresso un giudizio positivo su Mussolini extra leggi laziali, e da lì è venuto fuori il finimondo. Anche a Siena le questioni legate in qualche modo all'atteggiamento fra l'amministrazione comunale di Siena e le associazioni che al ventennio fascista fanno chiaro riferimento stanno creando sconcerto dentro la giunta. Tant'è che il vice sindaco Fulvio Mancuso ha minacciato di rassegnare le dimissioni se entro la fine del mese non verrà approvato il regolamento che vieta al comune di assegnare spazi pubblici ad organizzazioni di stampo neofascista. Ma si tratta di una decisione coerente non solo con il nostro profilo politico, ma è coerente con i valori fondanti del nostro vivere civile, democratico e costituzionale. Mesi e mesi fa questa giunta, questa amministrazione si era impegnata ad approvare un regolamento, il regolamento cosiddetto antifascista, per evitare che venissero dati spazi, luoghi e pubblici per la propaganda di queste forze che si ispirano ai valori del neofascismo, del neonazismo, del razzismo. E in questa fase storica nella quale questi rigurgiti rappresentano un nuovo primitivismo sociale e politico spaventoso, noi dobbiamo strutturare un argine invalicabile, un argine democratico, e per questo io confermo che questi atti rappresentano e caratterizzano davvero l'essenza della nostra dialettica democratica. Non ci può essere cittadinanza civile, politica o spazio per chi vuole riportare le lancette della storia all'indietro verso una situazione che davvero oggi ci appare di nuovo vicina e che vorremmo assolutamente conservare nei libri di storia per non rivederla più. A Siena si vota a maggio, lei nel frattempo, rispetto a quando è diventato vice sindaco, ha cambiato sponda, diciamo, così come ha fatto Enrico Rossi in regione. Lei adesso è il coordinatore provinciale di Liberi Uguali in provincia di Siena. C'è chi dice Mancuso strumentalizza questa vicenda del regolamento antifascista a fini elettoralistici. Lei su Facebook ha già risposto, si tratta di una questione di valori. E quindi che cosa dice a chi l'accusa di strumentalizzazioni elettoralistiche? In verità non ho avuto nessuna accusa di strumentalizzazione, anche perché è chiaro, l'ho detto e lo confermo, che questa faccenda non ha nessuna implicazione riguardo ai rapporti politici nel centrosinistra e nella maggioranza. Quelli già hanno le loro criticità, i loro problemi, per cui seguiranno, diciamo, un confronto che prescinde da questa questione. Questa è una questione che sta alla base del vivere civile delle nostre comunità, del nostro paese, e su questa non faremo un passo indietro, per cui se il regolamento non venisse messo, ma mi hanno detto è stato messo all'ordine del giorno, ma comunque se non venisse approvato, le mie dimissioni saranno un atto coerente e conseguente a questa posizione, che è una posizione che tutto il movimento, ma direi tutta la società civile democratica del paese, sostiene. A me dispiacerebbe, farò di tutto perché questo non avvenga, perché sia con Mancuso che con gli altri membri della giunta abbiamo fatto un lavoro corale che in questi anni ha portato molti risultati. Io posso attribuire anche al concorso di Mancuso tanti obiettivi portati a termine. Proprio stamani abbiamo parlato del progetto della Siena Cardioprotetta, oppure l'accordo che abbiamo fatto con tante associazioni e contadini su beni comuni, sull'estensione della mobilità dolce, su molte attività innovative che hanno fatto fare dei passi avanti alla nostra città, basta pensare anche al potenziamento del servizio di bike sharing. Un lavoro che abbiamo fatto insieme, che non deve interrompersi, io mi auguro che possa continuare anche dopo questo passaggio elettorale, perché abbiamo un ritardo nel portare a termine un regolamento che attuerà quanto Siena, con un atto di indirizzo approvato
all'unanimità dei presenti, quindi maggioranza e anche altri consiglieri, aveva messo Siena all'avanguardia a livello nazionale. Lo siamo ancora perché si contano sulle dita di due mani i comuni che hanno portato a termine questo processo, quindi non vorrei che fosse esasperato, perché alla fine abbiamo avuto qualche assenza nella stragrande maggioranza dei casi giustificata da impegni di lavoro inderogabili o da malattie che hanno colpito i nostri consiglieri, che spero si chiuderà il 30 di gennaio, quindi fra pochi giorni, approvando anche il bilancio. Direi però che le forze della maggioranza, il Partito Democratico in primis, hanno le carte in regola sulla loro militanza e sulla convinzione di dover in questa città garantire che non ci sia spazio, non ci sia tolleranza verso chi non è fedele agli ideali della Costituzione, dello Statuto del Comune, non ha quindi principi fortemente e saldamente democratici, ma che riguardano non solo le idee, le ideologie politiche, ma anche la lotta contro il razzismo, contro l'omofobia. Credo quindi che le forze politiche e la maggioranza del Consiglio Comunale il 30 gennaio saranno all'altezza della sfida e del compito che questa città gli consegna. Quindi penso che potremo proseguire questa strada insieme, perché questo ce lo chiedono i cittadini. Ci sono ancora molte cose da fare, direi di grande importanza e di grande rilevanza. È un cammino che abbiamo fatto insieme, fortemente di sinistra, che non può inciampare su una questione rilevante che porteremo a termine, ma con tanti altri risultati che le imprese, le associazioni, la nostra gente ci chiede di poter concludere, cercando di non arenare questo grande lavoro inciampando su un elemento, diciamo, significativo, ma che non può mettere in ombra tutto il grande lavoro che abbiamo fatto insieme. Bene, allora ci ha raggiunto Stefano Bernardini, grazie di essere qui, nelle vesti di guida della Confcommercio Senese, presidente della FISES, giusto? Sì. Quell'altra a cui tenevi più, no, di quello non parliamo, capitano dell'Ojo, ma insomma quello è un altro. Ancora non è il periodo. Non è il periodo. Prima di parlare con Stefano Bernardini, concludiamo la pagina politica e vediamoci il lancio di Orlando Pacchiani, e quindi il pastone, diciamo, delle notizie a cura di Orlando Pacchiani. Andiamo con Orlando. Buongiorno a tutti, la notizia del giorno, freschissima di poco fa, è la presentazione del simbolo, di fatto, della candidatura ufficiale di Pierluigi Piccini, anche se ormai era in campo da tempo, per la corsa alle elezioni amministrative. Vediamo il servizio proprio su quanto ha detto Piccini poco fa. Il candidato sindaco di Siena Pierluigi Piccini ha presentato questa mattina presso l'Hotel La Villa in via Vittorio Veneto il simbolo della lista civica con cui concorrerà alle prossime amministrative. Il simbolo è semplice ma pieno di significati, ha detto. Il colore che si vede dietro è l'aurora. Il sole sorge dietro la Torre del Mangia e ogni giorno è un nuovo inizio. Rappresenta l'aurora, avete visto, no? Dietro c'è quell'aurora che annuncia il giorno nuovo. E poi c'è lo skyline del Palazzo Comunale, quindi, come dire, un nuovo inizio in questo senso. Sì. Abbiamo tanti giovani, abbiamo questa operazione che abbiamo fatto di Spazio Siena, che io ho soltanto, come dire, messo a disposizione, perché poi, come vedete, utilizziamo altri spazi, ci sta portando tanti giovani e tanti contenuti nuovi che piacciono molto, sì. Ci piacciono molto. Dovremo presentare a breve, presenteremo tutta la lista e poi il programma che dovremmo, come dire, sottoporre a una verifica con i vari soggetti interessati. I prossimi passi sono questi e poi tutte le scadenze. Molto probabilmente dovremo aspettare che passi la scadenza politica, perché il 4 marzo, voglio dire, si sovrappone alle amministrative. Dunque Piccini, uno dei candidati civici, il primo candidato civico a schierarsi in questa corsa alle elezioni amministrative di maggio-giugno, chissà quando saranno fissate, mentre le altre notizie della settimana sono quelle un po' legate al Partito Democratico, che ancora tarda a trovare una linea unitaria per cercare di individuare il proprio candidato sindaco del partito o comunque di una lista civica da sostenere. Le ultime notizie di questi giorni sono stati documenti varati prima dall'esecutivo e poi dalla direzione comunale, che hanno smorzato i toni proprio che erano stati presi dall'esecutivo, che in qualche modo mettevano in dubbio la candidatura di Valentini.
anzi aprivano chiaramente ad una soluzione diversa. Dalla direzione è arrivato un freno a questa indicazione, e in più ci sono stati riscontri dai circoli che non sono stati contrari al mandato di Valentini e della sua giunta, anzi in certi casi sono arrivati espressioni di favore soprattutto sul bilancio e sul sociale. E poi ci sono i sondaggi, almeno uno dei quali, quello che è commissionato dall'area intorno al sindaco Valentini, che esprime giudizi lusinghieri e percentuali confortanti proprio per Valentini. Saranno messi chiaramente sul tavolo questi dati al momento in cui il PD dovrà prendere l'ultima decisione su chi andare a candidare alle elezioni. Ancora una parte del gruppo dirigente è orientata a non candidare Valentini, però la strada per una bocciatura di un sindaco che a questo punto ha anche la forza dei numeri dalla propria parte diventa sempre più difficile. Sarà settimane decisive, saranno intrecciate con l'attesa per le candidature alle elezioni politiche, con sempre più probabile un paracadutato dall'esterno nel famoso collegio 12 senese, quello che finora sarebbe stato di appannaggio di Luigi Dall'Ai e che invece molto probabilmente andrà ad essere così rivestito da parte di un esponente nazionale che qui verrà a conquistare un seggio praticamente certo nell'uninominale che ricopre tutta la provincia. Insomma, settimane decisive sia sul fronte delle politiche che sul fronte delle amministrative, poi insomma si andrà verso il voto. Buona giornata a tutti. Bene, chiusa la parente, come diceva Totò, inizierei proprio dall'appuntamento. La Confcommercio è come dire a capo di questa serie di collaborazioni tra enti sul fronte del vino. Arriva Wine Siena, arriva nel fine settimana prossimo, quindi diamo un po' di notizie. Ma intanto siamo soddisfatti perché siamo già arrivati alla terza edizione e devo dire che la manifestazione sta piano piano prendendo corpo, è quello che noi volevamo. Io l'ho sempre dichiarato, non ci piace fare una manifestazione subito dai grandi numeri, ma volevamo una manifestazione che crescesse piano piano. Era inutile creare un gigante dalle gambe di argilla, ci stiamo riuscendo. Quest'anno abbiamo ulteriormente giocato sulla qualità, abbiamo circa 150 espositori, quest'anno la novità è che avremo a disposizione più vini rispetto all'anno scorso, nel senso le aziende potranno portare 4 vini per azienda, quindi il numero delle bottiglie di assaggio sarà maggiore, ma intorno a questo si sta creando tutta una serie di eventi che diciamo si completano la manifestazione. Ci saranno delle degustazioni, ci saranno degli inizi di preparazione della gente, come si affronta la prima volta, uno si pone davanti a un bicchiere, come si impugna il bicchiere, come si degusta un vino, come si sente i profumi, eccetera eccetera. Ecco, quindi diciamo è una manifestazione che sta prendendo una sua la sua linea di condotta, e non abbiamo mai nascosto che il nostro punto di arrivo dovrebbe essere quello di fare una grande manifestazione al Santa Maria della Scala. Ecco, qui adesso diciamo gli spazi occupati, diciamo così, sono l'università, la sede storica, la Romagna storica, il Monte dei Paschi ancora, giusto? Sì, il comune. Il comune, quindi. È il Grand Hotel Continental. Comune, che non significa gli uffici, ma significa insomma la sala. La sala è Mapa. Esatto, quindi insomma degli spazi significativi. Molte aziende, il numero delle aziende già si può dire quante? Sì, sì, sono sul numero preciso, mi sembra sui 150, poi se sono 10 più o 10 meno non lo so, ma ecco, tengo a precisare che ci sono mi sembra una decina di aziende in meno dell'anno scorso, ma solo per il fatto che la selezione è stata molto più rigida rispetto agli anni passati. Cioè noi vogliamo creare non una manifestazione diciamo così dove tutti possano partecipare e tutti possano portare le loro, diciamo, i loro prodotti, ma vogliamo creare una manifestazione di eccellenze. Beh, allora chiudiamo il capitolo vino, però non posso non chiuderlo con una domanda che mi circola nella testa e che è riferita all'Enoteca. La Confcommercio non c'entra niente, non ha responsabilità. No, siamo soci anche noi. Esatto, appunto. Ma fra l'altro lì c'è questi 7 dipendenti, che bisognerebbe che la gente, cioè chi sta trattando questa vicenda, glielo volete dire
quanto e quando riscuoteranno delle 7 mensilità arretrate di quello che non gli è stato dato e gli spetta, perché non mi sembra civile in una città come Siena queste 7 persone siano non solo senza lavoro ma anche abbandonate completamente da tutti sul fronte dei diritti. Ecco, questo è veramente inconcepibile. A un commercio non c'entra niente. Che ne pensi di questa vicenda dell'Enoteca? Ah, guarda. E quando è nata la vostra manifestazione? Ormai diciamo l'Enoteca era già spenta, diciamo, no? Allora, io credo che sul progetto dell'Enoteca vada lavorato, ma non vada lavorato come spesso si dice e non viene fatto niente. Io credo che il brand dell'Enoteca sia un brand importante, però la cosa fondamentale è riuscire a sapere da coloro che tirano le file dell'Enoteca, quindi dalle autorità pubbliche, ma cosa vogliono. C'è solo il liquidatore. C'è il liquidatore, sì, però poi diciamo che comune e regione dovrebbero essere quelli che tirano le fila di questo tipo di progetto. Ecco, cosa vogliano o vorrebbero fare dell'Enoteca? Perché se deve essere solo un posto dove andare la sera solo e esclusivamente a fare delle degustazioni o che rimanga solo il discorso del ristorante, l'Enoteca in questo modo non ha futuro. No. Va trovato un progetto che si integri all'interno oggi del panorama. Sì, ma perché non l'hanno trovato vino prima? C'erano comunque loro, domanda, comune e regione. Questa è una domanda. C'erano sempre comune e regione. Cioè. Non ti saprei rispondere. Però io credo che se vogliamo rilanciare questo importante ente che ha fatto anche la storia non solo a Siena ma anche in Italia, ci voglia un progetto serio in mano a persone del settore che si intendano di questo. Ma tu che come Confcommercio eri socio e che sei una persona seria, una telefonatina a questo liquidatore per dirgli oh, ma a questi dipendenti quando gli dici qualcosa, allora, la puoi fare o no? Intanto premetto una cosa. Io mi ero interessato anche per vedere di portare a suo tempo l'Enoteca all'interno della manifestazione del One in Siena. Naturalmente sono stati dei problemi perché quando noi abbiamo deciso le location si era già nel periodo in cui sembrava ci fosse il liquidatore, quindi è stato rimandato tutto a quando il liquidatore veniva nominato, e quando è stato nominato era già troppo tardi per la manifestazione. Certo. Se no già quello, che il primo anno c'è stata una forte collaborazione con l'Enoteca, dove noi avevamo fatto una small plane proprio lì dentro all'Enoteca insieme a un percorso di degustazione. Ecco, va creato un qualcosa per cui l'Enoteca possa lavorare, non dico 360 giorni all'anno, ma sicuramente no un giorno a settimana. Sì. Vabbè, speriamo appunto che questa vicenda dei dipendenti in qualche modo, come dire, abbia qualche approdo. Ma io credo, scusa se ti interrompo, io credo che se si trova un progetto, chi poi è disponibile a operare si trova. Ci vuole però il progetto, perché nessuno viene se non gli si dice quale deve essere la linea di indirizzo che comune, regione, chi per esso vuole dare all'Enoteca. Sulla linea di indirizzo credo che ci siano già gente interessata. Esatto, ma io fossi comune e regione farei un bagno di umiltà e chiamerei due giovani, due ragazzi per avere qualche idea progettuale, due ragazzini, Riccardo Margherita e Pasquale Di Lena. Poi vediamo. Perfetto. Allora, Fises. Fises. Beh, Fises, numeri significativi, numeri in periodo di crisi, insomma, un argine, non mastodontico come poteva essere prima con gli anni d'oro, però la Fises l'ha messa alle crisi, alle casse integrazioni, eccetera, eccetera. Allora, devo dire che sicuramente i risultati sono ampiamente positivi e partano da una... Diciamo che io sono a fine mandato, aprile o a marzo l'approvazione del bilancio esce le naturali scadenze, quindi si andrà verso dei rinnovi anche del CDA di Fises. Quindi si può fare anche un resoconto del mandato, un mandato che è iniziato con una strategia completamente diversa da quella del passato, in cui i soci che compongano la Fises ci hanno dato un mandato completamente nuovo, risanamento della struttura Fises che si portava dietro anni di situazioni e di investimenti che purtroppo non sono andati bene, con un spezzettamento del credito di modo che il rischio fosse minore. Ci siamo riusciti, credo che l'ultima
ispezione, abbiamo avuto la Banca d'Italia, siamo addirittura aumentati come livello, quindi io credo che ci sia poco da dire. Credo che sia uno strumento molto importante all'interno di questo territorio, perché ha permesso negli anni di crisi, quando il sistema bancario non erogava, di dare quel polmone a tutti coloro che avevano bisogno in quel momento di sostenere le proprie aziende, sia stato importante e fondamentale. Attenzione, perché dentro Fises ci sono degli enti pubblici tipo Camera di Commercio e Provincia, di cui sappiamo che Camera di Commercio si dovrà sposare con Arezzo, Provincia esiste sulla carta, ma effettivamente, ecco, quindi sì, attenzione a non farsi deturpare un patrimonio importante sotto il punto di vista patrimoniale. Poi avete un altro nemico in casa, perché il presidente della Fondazione Marco Vaschi, insomma, non ha mai nascosto, oltre ad essere stato uno dei referenti per la scrittura del decreto Madia, che poteva rappresentare il De Profundis per la Fises, cioè, non pare, ecco, come dire, bisogna vedere la Fises, quanto dà, quanto darà, le cose, il budget, cioè, voglio dire, mi pare che faccia di tutto per affossare. Ma io intanto sono particolarmente soddisfatto, perché la Fises come finanziaria è l'unica in Italia che è stata derogata dalla legge Madia, e quindi è una cosa importante. Io poi su quello che il presidente Laric, posso riuscire a capire da una certa parte, perché l'investimento dal punto di vista tecnico, dal punto di vista tecnico io sono perfettamente consapevole di quello che lui dice, e i numeri sono numeri, però bisogna anche pensare che se la fondazione serve per lo sviluppo del territorio e quindi anche a una funzione sociale, è inutile la fondazione faccia degli utili sulla Fises e poi, quando questi utili devono essere distribuiti, perché ci sia un sociale all'interno del territorio. Io credo che la Fises già faccia questo tipo di strumento molto bene. Una discussione dal punto di vista tecnico è una discussione che potrebbe essere addirittura ricondotta ai grandi sistemi, no? Ma vale ancora il PIL come indicatore tecnico-economico fondamentale, o ci sono anche altri indicatori? Senza arrivare al FIL, la felicità interna lorda, mi sembra un pochino troppo, no? Ma comunque vanno a intersecarsi la qualità della vita, l'interesse sociale, il bisogno di tutelare in qualche modo con un welfare calato sulle questioni economiche chi è, come dire, più svantaggiato. Bisognerebbe mischiare un po', no? Sì, io però credo che anche gli ultimi avvenimenti sono successi non solo a Siena, ma anche nel resto d'Italia. Oggi dirigere un qualunque ente pubblico sia molto difficile e molto complicato, e quindi forse tendenzialmente la gente pensa, o chi è in questi ruoli pensa più a cercare di tutelarsi più che invece pensare a quello che invece potrebbe essere il bene sociale di tutti. Vedi, in una trasmissione in cui due ospiti senza dicono la stessa cosa uno dietro l'altro e si parla dell'interesse pubblico, mi preoccupa. Cortonesi può fare dentro la stessa cosa tua: chi è nelle cose pubbliche pensa più che altro a tutelare se stesso. È un dramma per il nostro paese, però purtroppo vedo che spesso e volentieri vengano aperti dei procedimenti dove, passati poi 3, 4, 5 anni, tutto viene, il fatto non costituisce. Sì, ma se il governo dei 9 avesse avuto questa stessa propensa, o i medici anche a Firenze, lo stesso atteggiamento, dove si rimaneva? Vabbè, perfettamente d'accordo, però capisco anche molto complicato. Ultima cosa, io provo a entrare anche nella cosa invece di competenza più estiva. Più estiva? Mossiere riconfermato, dovremo fare una lunga chiacchierata con lui, perché deve percepire certi malumori che sono uscite dalla riunione dei capitani, perché si dovesse dire tutto è perfetto, non è così, però bisogna anche capire che il Mossiere in quel momento è solo dove le contrade si giocano tutto, un'annata di lavoro eccetera eccetera, e quindi siamo tutti molto attenti a questo personaggio che però pensa più a tutelare se stesso, no questo no, questo no, però dico, no, se parlavo tanto, guarda, di
di tempi della mossa. I tempi della mossa sono importantissimi, però noi bisogna capire che questi, a differenza degli anni passati, sono cavalli che sono abituatissimi a essere pronti a partire. Qualcuno addirittura, sono convinto, e se gli si tappasse gli occhi come sente sgangiare, parte da solo, e quindi rimane molto difficile per il mossiere cogliere il momento giusto della mossa, anche perché il cavallo è difficile, si mette al verrocchio fermo quando è di rincorsa e poi parta. E poi sappiamo benissimo che i cavalli mezzo sangue non hanno i recuperi che potevano avere i furo sangue. Quindi credo il mestiere del mossiere sia molto difficile, e credo che qui giochi un ruolo importante l'amministrazione comunale, che deve dare, ripeto, al mossiere delle indicazioni che il mossiere deve mettere in atto. Quest'anno sono stati due pali difficili, con due situazioni difficili, quindi il mossiere, diciamo così, che si è trovato in tipi di situazioni che forse sono sfuggite dal normale svolgimento di pali normali. È chiaro. Va bene. Grazie Prego. A Stefano Bernardini. Il commento, l'opinione della settimana di Senio Sensi. Buonasera, oggi citiamo due esempi di segno diverso ma di conseguenze identiche, che dimostrano quanto sia difficile attivare strumenti finanziari per agevolare l'anemica situazione economica del nostro territorio. Primo caso, la Fondazione Toscana Life Sciences, un'eccellenza, la scienza della vita, rischia la paralisi perché non si riesce a completare la governance. In sostanza è un corso, una sorta di tira e molla tra i soci per la nomina del presidente. Stando a ciò che importanti organi istituzionali hanno dichiarato, la responsabilità sarebbe della Fondazione Montepaschi Siena, in particolare del suo presidente, che non avrebbe intenzione di confermare l'attuale capo, Fabrizio Landi, sostenendo che esisterebbero contro di lui conflitti di interesse che però fino ad oggi non sono stati mai appurati. Con escamotage tipiche della burocrazia e della politica, la deputazione della Fondazione Montepaschi rimanda da tempo la decisione, facendo preoccupare gli altri soci, comune, provincia, regione, scusate se poco, Camera di Commercio, azienda ospedaliera, che argomentano essere uno stallo pericoloso per l'immediato futuro dell'azienda, che fa ricerca in un campo così importante ed è volano di tante iniziative imprenditoriali. La logica pretenderebbe che venisse velocemente accertata l'esistenza o meno del conflitto di interessi e si procedesse. Lo stallo invece dura da settimane e cresce la preoccupazione anche per i 250 dipendenti. Non si capisce quale logica, se non i consueti giochi di potere, attivi questo comportamento. In questo la Fondazione Montepaschi, devo dire che è recidiva, basti pensare alle difficoltà poste in essere nei confronti della finanziaria senese di sviluppo, che dalla quale si pretenderebbe un anacronistico ritorno di utile per la Fondazione Montepaschi. A volte viene da domandarsi se si è ben capito quale sia il suo ruolo. Non un bancomat, come forse nel tempo è stato, ma nemmeno una sorta di piccola banca che deve presentare bilanci in attivo frutto di operazioni finanziarie e non fare sviluppo. Per ora i nuovi amministratori non hanno dato cenni di cambiamento con il recente passato. L'uscita prevedibile a breve del presidente Claric si spera che metta in moto comportamenti più virtuosi. Secondo caso, ieri gli amministratori del microcredito di Solidarietà, attiva e benefica istituzione insieme a Montepaschi, che aiuta sostanzialmente chi si trova in situazioni disperate, ha fornito i dati dei suoi 10 anni di attività, consensi e applausi, più che meritati. Tutto bene dunque? No, perché recenti assurde leggi nazionali prescrivono anche per simili strutture il possesso di enormi capitali sociali. È stato palesato il rischio che se non si troveranno vie di uscita, anche questa preziosa entità dovrà chiudere i battenti, complicando la vita a singoli e piccole aziende. Due esempi che dimostrano ancora una volta la insensibilità, la miopia e le scarse conoscenze che in alto si hanno sul momento economico del nostro territorio. E così
base e vertici sono sempre più distanti, rette parallele che non si incontreranno mai. Pochi giorni fa il Presidente della Repubblica ha invitato i cittadini a non disertare le urne, pena l'attenuazione della democrazia. Vero, verissimo, bravo. Ora però aspettiamo richiami altrettanto forti per chi detiene il potere, Parlamento, enti locali, amministratori pubblici, eccetera. Bisogna ripartire da loro, che devono dare l'esempio, per ridare vita ad un rapporto che appare molto logorato, e solo così la nostra democrazia sarà rinforzata. Se volete ci vediamo la settimana prossima. Bene, rimaniamo sul fronte del commercio. Ci ha raggiunto Leonardo Nannizzi, presidente della Confesercenti Senese, e iniziamo subito a dire il bis del mercato nel campo a primavera, quest'anno non c'è. Diciamo, presupposti a livello di copertura finanziaria sono abbastanza problematici, per cui per ora fermiamoci sull'idea del mercato nel campo, quello tradizionale classico del primo weekend di dicembre. Che male non va per che niente, no? Allora, e invece il commercio a Siena come va dal vostro punto di vista? Ma allora, intanto ti ringrazio Daniele per questa opportunità, perché comunque fa sempre piacere poter esternare le problematiche, le criticità, ma anche a volte le positività che ci possono essere dai nostri punti di vista. Vorrei fare una premessa in partenza, che essendo un periodo politicamente abbastanza complesso e complicato, essendoci elezioni politiche, elezioni anche comunali a breve, certi tipi di ragionamenti che farò stamattina non vorrei fossero travisati e non vorrei fossero, diciamo, mischiati con altri tipi di ragionamento politico, ma è semplicemente un'analisi che viene fatta confrontandosi con i nostri associati e con quelle che certo riguarda i nostri uffici nazionali, regionali e locali, provinciali e comunali, per cui sono poi problematiche e realtà che sono, insomma, facilmente constatabili. Il commercio a livello nazionale, di conseguenza a Pioggia fino ad arrivare a nostra città, è in grande sofferenza, perché chiaramente le problematiche sono molteplici. Vuoi una pressione fiscale veramente esasperata, vuoi una minor capacità di spesa da parte di chiunque, vuoi una concorrenza spesso sleale, ingannevole o comunque sia legata a una deregulation totale dell'online o degli outlet che non rispettano certe normative, quando poi il commerciante invece è sottoposto a paletti, a controlli, a fiscalità di un certo livello, e poi vedi altre cose invece questi tipi di problemi non le hanno. Per cui ben vengano in ambito locale, e anzi approfitto anche per fare un plauso a questo prolungamento della mostra di Ambrogio Nannizzi, che sicuramente è un valore aggiunto in un periodo abbastanza destagionalizzato, però spesso anche gli impegni dei vari comuni, che anche loro di conseguenza non è, come siamo tutti in crisi, commercianti e lavoratori, sono anche l'amministrazione pubblica, comunque fanno i salti mortali per organizzare eventi di qualsiasi tipo in natura, a livello sportivo, a livello di mercato nel campo, come prima dicevi te, la terra di Siena Ultramarathon, la Strade Bianche che porta negli amatori tantissime persone che comunque soggiornano a Siena per un paio di giorni o tre, la Francigena su tutto che comporta il turismo religioso e non, tutte le cose organizzate per i bambini, la festa della transumanza in Fortezza. Ecco, se uno non vuole dimenticare anche la mostra fotografica al SIPA Contest, che anche quello ha una valenza a livello mondiale. Per cui poi se mettiamo per iscritto tutto quello che viene fatto, non possiamo nemmeno poi attaccare più di tanto la mancanza di eventi che portino gente a Siena. Il problema è sempre lo stesso, pressione fiscale, IVA, problemi di accesso al credito, minor capacità di spesa di chiunque venga, o locale o turista, e concorrenza Black Friday online, che tutti i giorni offerte su offerte, e sempre più frequente anche
il passaggio all'interno delle attività commerciali, dove la gente si prova le cose e poi va a comprarle a 10 euro o meno online, per cui noi lavoriamo. Senti, noi siamo circondati ora da questa marea orientale o giapponese, sì, coreani, boh, insomma eccetera eccetera, bene, benvengano, sì, sì. Ovviamente dico, ma c'è un riscontro nei fatturati del commercio, che gli eventi che abbiamo detto, il movimento turistico complessivamente, come dire, porta poi a incrementi dei fatturati oppure no? Allora, sicuramente riporta, il problema è che spesso purtroppo l'aumento del fatturato non coincide con un aumento di marginalità di guadagno, perché magari vendi qualche cosa in più o comunque aumentano i prezzi, per cui comunque arrivi in fondo all'anno che magari hai anche fatto un piccolo punto percentuale in più di fatturato, però magari hai guadagnato meno perché hai sempre meno marginalità di guadagno. Io vorrei anche precisare una cosa, le vendite online sono una cosa devastante non solo per quel che riguarda il prospetto del commercio, ma secondo me c'è un progetto ben definito che parte da lontano, dove Amazon o altre piattaforme faranno una sorta di multinazionale, dove avranno una penetrazione nel commercio fino ad arrivare ad avere quasi un monopolio dell'80-90%, e a quel punto ci sarà anche il problema della desertificazione delle attività commerciali, delle città, dei borghi, dove a quel punto non ci sarà più il piacere di fare shopping camminando la città, non ci sarà più nemmeno la percezione della sicurezza, tipo dare una piazza piena di gente che entra nei negozi, che fa attività di shopping o comunque sia di tante attività commerciali diversificate per dare e offrire a tante anche categorie di turisti. Quindi anche questo bisogna collegarlo, perché è riduttivo pensare solamente al commercio, ma bisogna anche pensare in maniera più ampia su quello che può creare a livello di desertificazione dei centri storici. No, fra l'altro, parlando di desertificazione, mi viene in mente che ci sono dei pezzi di città che sono desertificati. Io penso a tutta la zona da Santo Spirito a Porta Vispini. Dirai, sei del nicchio, ne parli per questo? No, lo parlo per condizioni oggettive. Cioè, io non so che è successo, ma lo so che è successo, però forse un occhio d'attenzione anche dal punto di vista della possibilità di recuperare. C'è tutta quella parte dell'ex distretto Santa Chiara, bisogna prenderla sul serio sta vicenda in mano, ma parlo dell'amministrazione comunale soprattutto. Cioè, non si può immolare sull'altare di niente uno spazio come quello che sarebbe a disposizione dell'intero territorio, e con opportuna possibile soluzione paesaggisticamente compatibile, potrebbe anche consentire attracchi di parcheggio oltre che fruizione del parco, oppure realizzare, una volta quando fu fatto il parcheggio via Baldassare Peruzzi, era stata proposta una zona un pochino più a valle, cioè verso la parte terminale via Baldassare Peruzzi, in corrispondenza dell'approdo a Piazza Santo Spirito. Beh, qualcosa forse potrebbe essere pensato, perché tanto la questione della desertificazione di certi spazi del centro storico deriva dagli attracchi, dal fatto che la gente non ci vive più, e poi da tutto il resto generale, ha detto te, no? No, ma allora, diciamo, non voglio entrare nello specifico, e comunque è una realtà che ci sono alcune parti della città che storicamente hanno da sempre avuto dei problemi a livello commerciale, pur essendo in centro anche abbastanza vicino al cuore che è la Piazza del Campo, però è anche altrettanto vero che andrebbe contestualizzato al momento attuale, e le cose cambiano, e siccome cambiano bisogna riuscire a cambiarle in meglio. Certo. Se fino a un certo periodo della nostra vita non c'era questa forte necessità di avere attività commerciali sparse su tutto il territorio del centro storico, credo che oggi invece ci sia bisogno di allargarla un po' questa cosa, e questa cosa, come hai detto anche giustamente te, è una cosa che io la porto avanti dai tempi del Consiglio Comunale, da tempi che ero Presidente Comunale Confedercenti. Cioè, noi qui dobbiamo lavorare su due direzioni, sia nella necessità di tantissima fruibilità, tantissima frequentazione. È una città che non ha più la capacità di reggere il carico autoveicolare e
mezzi pesanti, mezzi auto e quant'altro. E d'altronde è l'unico modo perché a Siena ci viene apposta, perché non è mai stata, per ovvi motivi legati alla politica passata, mai una città al centro di un passaggio di autostrada, vedi in tempi più recenti la linea ferroviaria con l'alta velocità. C'è stato un dibattito e una situazione abbastanza impegnativa che non ha portato nessun frutto sull'aeroporto, quindi a Siena ci viene apposta e nonostante tutto continua ad avere un grande appeal. Noi bisogna anche cambiare un po' mentalità e non pensare che la gente continui a venire solamente per l'appeal che può offrire la città, deve essere anche un attimino cambiato l'approccio dell'accoglienza, delle infrastrutture, del decoro cittadino e della mobilità. La mobilità la servi bene una città come Siena, creando realmente, vivila, passeggiandola, ma devi fare arrivare la gente. Cioè devi fare il sistema costi... stellare, deve esatto. essere stellare, perché se manca una punta di una stella, quella zona lì non muore. Non verrà mai e i Bispini è questo, no? Esatto. Cioè gli manca il parcheggio, laggiù hanno fatto quei catafalchi dal punto di vista immobiliare terrificanti, lì dove era la vallata esatto. della Virtus, con quelle case che io non riesco a capire, che hanno coperto chi già ci abitava dal punto di vista della luce. Lasciamo perdere, sembra un accatastamento di cartoni invece di case. E lì ci poteva venire un parcheggio quantomeno, no? Oltre certo. alle case. Parcheggi scambiatori, sempre più andando avanti troviamo terreno a disposizione, perché chiaramente il terreno poi è stato consumato, certo. per cui non puoi. Però per esempio un grande progetto potrebbe essere quello realmente di realizzare e individuare e realizzare da dove ci fosse l'opportunità di questi scambiatori in modo da poter tenere a distanza questo traffico regolare certo. che ormai la città non può più reggere e devi servire a modi metropolitana con pollicini, con... Ma io mi viene in mente, la butto là perché è una cosa che mi è venuta in mente tanti anni fa, quando ci fu, qualche anno fa, quando ci fu quella butade del centro commerciale mega galattico all'isola d'Albia. È vero che ci sono tante problematiche legate a delle proprietà private, però quello potrebbe essere una zona molto diciamo d'impatto di parcheggio, dove te dovresti mettere insieme. Il pubblico, il privato, le compartecipate, quella sera parcheggi, il comune, dei privati, e lì potresti creare veramente un grande un punto d'attracco. D'attracco dove ci potresti mettere le biciclette elettriche, ci potresti fare delle aree attrezzate, una piccola tranvia da lì che già esiste, esatto, perché c'è già il binario, ti metti in funzione e rivalorizzi e la fai di superficie, e la fai di superficie, per cui dei pollicini che da lì ti portano in piazza alle logge del Papa piuttosto che piazza del Sale, più la ferrovia ti porta alla stazione dove c'è la scala mobile che ha portato un grande flusso di gente da quando esiste. Per cui, e oltretutto se pensa, polemica di questi giorni, di stamani, che leggevo sul giornale, legata alla pericolosità del tratto della Cassia che va appunto sì. a ricomporsi fino a Porta Romana, dove purtroppo succedono spesso incidenti più o meno gravi, ma purtroppo anche mortali, e comunque il cittadino che abita lì non ha mai la percezione della sicurezza, potreste alleggerire molto il carico, sia perché ci dovresti fare una piattaforma anche di distribuzione, certo. Ma te pensa anche tutti i camper, tutte le cose che poi vengono, arrivano a Siena, ti entrano, perché poi si trova, vabbè, sono paradossi, sono assurdi, ne capita tre all'anno, però il camper che ti vuole posteggiare in piazza del Duomo, che ti arriva quello con la barca attaccata attraverso il corso, cioè, ti devi avere una capacità di intercettare, una comunicazione importante, la struttura importante. Ecco, il tema della comunicazione, penso che su tutti i fronti questa città dovrebbe tenerlo un po' più in considerazione, ma per carità. Cioè, migliorare, sì. Sì, vabbè. Senti, ma tutte queste cose voi le direte a tutti i candidati? Voi? Sì, noi tutte queste cose le diremo, anche che l'associazione di categoria è un'associazione di categoria e non è un partito. L'associazione di categoria deve chiedere quelle che sono... Le fattibilità delle cose, cioè nel senso non chiediamo a luna del pozzo, chiediamo semplicemente quello che, come dicevo in partenza, è emerso tramite dei confronti fra i nostri associati e i nostri uffici, e vivendo la città non c'è bisogno di fare tanti tipi di ragionamento, basta vivere la città per capire quali possono essere le problematiche, dove ci sono delle parti positive, magari
le parti positive, quantomeno se non riesce a migliorarle e mantenerle, là dove ci sono problemi cercando di risolvere i problemi. E anche qui credo che ci sia bisogno di fare dei progetti a medio e lungo termine che prendano in esame la fattibilità e il sostegno. È così. Cioè, inutile inventarsi cose mega galattiche quando poi magari c'è necessità di altre cose. Io direi che, parlando in maniera pragmatica dal commerciante abituato a confrontarsi giorno a giorno certi tipi di situazioni, direi di mettere in fila le 5-6 cose più importanti, di quelle 5-6 cose cercare di capire quali sono fattibili e lavoriamoci mettendo a frutto l'esperienza e la capacità che comunque le persone hanno, perché spesso insomma le persone ci sono che hanno capacità, basterebbe mettere in mano anche qualche volta un po' di strumenti. Per chiudere un po' anche questo ragionamento degli strumenti, un'altra cosa importante che spesso a noi commercianti ci dicono: come mai la gente apre, chiude, dura 6 mesi? Anche che c'è un momento di crisi forte, spesso qualcuno individua nella prima attività commerciale la risoluzione lavorativa della propria vita. Il problema è un altro, che attività commerciali da aprire oggi io le vedo molto difficoltose per tutta una serie di problemi che dicevo prima, e spesso chi apre non è ben a conoscenza di quello che va a ma un a settore, rischiare. Un consiglio a due giovani che insieme vogliono aprire un'attività commerciale, che cosa devono aprire? Non roba di sport, perché sennò ti fanno correre. No, posso anche dire roba di sport, no, qual è però il settore del tiro? Allora, io credo che oggi, con l'avvento di tutte queste problematiche di cui parlavamo prima, delle grandi istituzioni, della guerra dei prezzi, dell'online, dove spesso la gente è costretta, anche perché ha poca disponibilità, andare a comprare a prezzo più basso, credo ci sia bisogno di una fetta di mercato bella ampia della specializzazione, cioè il bravo macellaio, il bravo fruttivendolo, il bravo negoziante che vende lo sport, magari invece tanto ormai negozi di sport generici non esistono più, che sono stati soppiantati dalle grandi istituzioni, ma la specializzazione in 1/2/3 discipline sportive dove te credete di avere poi un bacino di utenza da poterci lavorare, per poter crescere. Per cui quello che sta prendendo sempre più consistenza è il food, però ricordiamoci anche che poi alla fine c'è l'indigestione. Esatto, cioè, per cui mettiamo a frutto anche certe cose. E lì vorrei fare un ragionamento abbastanza critico legato alla regione. La regione Toscana nel biennio 2016-2017 non ha stanziato, 0 euro per il commercio e il turismo. Stanziare 0 euro per questo turismo vuol dire che anche le nostre associazioni, che hanno da sempre svolto una formazione dove le persone cercano di formarle nel modo migliore possibile per poter sapere se poi è il caso o meno di aprire, perché per noi è importante che ci sia il giovane che ha un'attività commerciale, ma ancora più importante che sia a conoscenza e che abbia un'apertura intelligente, no? Che dopo 6 mesi o dopo un anno, dopo 3 chiude, quindi ha fatto un danno a se stesso e nel frattempo ha creato disagio anche a chi magari lavorava discretamente. Allora anche lì, se non arriva un finanziamento per poter sostenere i corsi di formazione, non si può pensare che uno, perché sa fare la pasta asciutta buona per 4 amici a cena, possa gestire un ristorante. Ora ho fatto un esempio banale e stupido, ma penso renda l'idea. Poi la cosa, prima c'era Stefano Bernardini, non voglio fare una cosa nei suoi confronti, ma devo dare merito alla Fises, che non possiamo, parlando di commercio in generale, non ricordare la Fises, per cui Stefano che è il presidente, Davide Rossi che è il direttore, tutto lo staff. Io vorrei ricordare che con tutte le problematiche della banca e di tutte le banche, che non è un problema solo di Monte dei Paschi, ma tutte le banche, di poter poi avere da parte dei commercianti un accesso al credito importante, è l'unica veramente realtà che permette non di fare assistenzialismo, non di fare dare un supporto per far allungare l'agonia di un'attività che chiude, ma serve a delle attività che già hanno una sua importanza, un'attività che possono investire sulle nuove tecnologie, possono investire su acquisti di merce importante, possono fare anche dei progetti e investire su quello che può essere la comunicazione, che oggi tanto gira molto anche sulla comunicazione, quindi a volte uno quindi bisogna, ci sono anche delle fasce di età, di commercio, dove sono abituati a troppo tempo fa, quindi ci deve essere un rinnovo, e queste cose le fai con la formazione,
formando giovani, sapendo e dando le indicazioni precise nel bene e nel male di quello che andranno a fare, avere la conoscenza decisa e avere la possibilità anche di avere un accesso a un credito che non sia una strozzatura o che non ti venga addirittura data, che soldi oggi vengono dati a chi ce l'ha e chi ha bisogno, chi potrebbe investire sul territorio, perché il commerciante non è che sta qui 5 anni, fa soldi e scappa, il commerciante va, sta qui e investe sul territorio. Per cui insomma credo che abbia una valenza sociale e culturale di una certa importanza. Cioè, è difficile parlare di commercio in un quarto d'ora, penso che hai buttato molti no, temi. No, ma però molti temi interessanti e poi insomma ci sarà modo di approfondire. Ma vuoi sì, anche che è un'altra nota negativa che vorrei, cioè in televisione a livello nazionale e regionale appare di tutto di più, politici più o meno capaci, sindacati, difficilmente appare qualche rappresentante di associazione di categoria che non deve andare a piangere le loro problematiche, deve mettere a nudo quali sono i problemi nei vari territori, che oltretutto è una filiera abbastanza ampia, no? Perché se la gente non ha soldi, se non spende, se i negozi chiudono, se la gente non compra le case, non vengono fatti i mobili, non vengono vendute le macchine, non vengono venduti gli elettrodomestici, non compri un quadro, non compri cioè, quindi poi è un giro che poi si tende a chiudersi. E anche con tutte queste situazioni dove la robotica, tutto quello legato a internet, adesso fai l'accesso ai mutui in banca tramite internet, prima c'era il rapporto interpersonale al direttore, andavi a trattare, cioè andrà a finire anche il sociale, il rapporto interpersonale, tutte queste cose qui, e chiaramente poi dopo se tutte queste persone verranno sostituite dall'internet e dalla robotica, chi è che lavora? Sì. E chi è che lavora e avrà possibilità di andare io a comprare? Io ho molti dubbi al di là del commercio su questo mondo così tecnologico. Chi produci? Sì. Non ci sarà ho molti dubbi, su questa tecnologia imperante, ma forse è roba generazionale, quelli trendy, smart, frizzanti e giovani invece diranno ma te sei vecchio e cosa dici? Sì, sì. E non me ne importa niente, io lo dico uguale. Si dice che la lotta l'ottimista è questo. Grazie a Leonardo Nannizzi. Grazie a voi, Il commento adesso di Federico Muzzi, il santo. Buongiorno a tutti. Come promesso, questa settimana vorrei parlare dell'incontro delle Leopoldelle organizzato da Simone Bernini alias Al Mutanabbi, un blogger che si occupa essenzialmente di calcio ma anche di problematiche della città. Credo che questo tipo di incontri, se avete letto i nostri blogger, siano interessanti perché non ci sono filtri, non ci sono domande preconfezionate, è tutto molto spontaneo e con i blogger si sa si rischia anche di andare un po' sopra le righe. Forse l'altra sera qualche cosina c'è stata, anche per colpa dei nostri caratteri, del mio carattere, ma è bene dirsele le cose. Io sono sempre più convinto che tirar fuori le cose, dirsele in faccia, risolva molti problemi, perché quando la polvere è sotto il tappeto, tanto prima o poi esce fuori. Purtroppo di candidati a sindaco ce n'è stato solo uno presente, anche se c'erano persone che sostengono Piccini, persone che sostengono lo Sportelli, e è mancato, diciamo, secondo me, anche se qualcuno vicino alla sinistra c'era, ma è mancato qualcuno del PD che potesse avere un confronto con noi. Questo dispiace perché la pluralità è sempre ben accetta in questi consessi. Io auspico che di questi incontri con i cittadini, perché c'erano molti cittadini che interessati, che ci hanno fatto le domande, che hanno tirato fuori le loro idee per questa città, è importante. È importante ascoltare le persone, è importante non fare la politica nelle segrete stanze, perché come ormai sappiamo a Siena non ha funzionato. Purtroppo noto che qualcuno si comporta sempre alla vecchia maniera, sta ritornando un po' del passato, forse per rivalsa, però io ripeto, io consiglio a tutti, per quel che vale il mio consiglio, di ascoltare tutti, di fare queste riunioni con le persone, perché è lì che tutti dovranno andare a pescare per i voti,
e ascoltare le idee anche del semplice cittadino, perché è il semplice cittadino che poi decide chi andrà al governo di questa città. Io ringrazio ancora una volta Simone Bernini per l'opportunità che mi ha dato e ringrazio preventivamente chi vorrà organizzare di nuovo questi incontri. Credo anche che a questi incontri sarebbe opportuno che venissero i giornalisti senesi. Buongiorno a tutti. Eccoci qua, allora è il momento del libro con il professor Francesco Ricci. Ciao Francesco. Ciao Daniele. Un attimo, e prima dei libri veniamo all'aggiornamento dalla redazione con Veronica Costa. A te Veronica. Buongiorno Daniele, oggi apriamo parlando dei 10 anni di attività di microcredito di solidarietà, la società senese nata con l'obiettivo di contrastare la povertà e il disagio sociale e favorire l'accesso al credito di soggetti che non sono in grado di presentare tutti i requisiti richiesti solitamente dai tradizionali canali bancari. Un ammontare di quasi 4.000 richieste lavorate, 2.208 prestiti erogati per un totale di più di 7 milioni di euro. Questi i numeri nei primi 10 anni. Abbiamo sentito il direttore generale Pierluigi Millozzi. 10 anni sono un periodo sufficientemente lungo per avere anche delle indicazioni su come il nostro territorio ha in qualche modo vissuto questo periodo particolarmente difficile, nel senso che Microcredito è stato costituito nel 2006, quindi prima dell'inizio della crisi. Ha vissuto la crisi scoppiata nel 2008 già da società attiva e ha seguito gli anni successivi l'andamento delle reazioni delle nostre popolazioni a questa situazione di difficoltà. E dai dati che oggi in qualche modo presentiamo in questo incontro si evince chiaramente come il territorio della nostra provincia sia in qualche modo uno specchio fedele della situazione generale italiana, nel senso che fra i dati che poi potrete vedere ce ne sono due che balzano agli occhi. La crisi inizia nel 2008. Nel 2008, per quanto riguarda la percentuale dei richiedenti, si potrà vedere che i non italiani erano di molto superiori agli italiani. Scoppia la crisi nel 2008, dal 2009 costantemente c'è una predominanza netta degli italiani rispetto agli stranieri. E ora parliamo di MPS. Il Consiglio regionale ha approvato 2 mozioni con voto unanime. La prima del Partito Democratico contro la chiusura delle filiali di banca nelle zone montane. La seconda del Movimento 5 Stelle sul piano di ristrutturazione di Monte dei Paschi di Siena. Con l'approvazione della prima mozione la Giunta si impegna affinché il Governo salvaguardi le filiali delle zone montane, dando ai cittadini gli adeguati servizi. Con la seconda mozione si cerca di proteggere il patrimonio d'arte della banca. Dopo la sovrintendenza che sta cercando di opporsi alla vendita dei beni della banca, ora anche il Consiglio agisce in questa direzione, chiedendo al MEF di preservare questi beni almeno fino a che lo Stato resterà azionista di maggioranza. E ora torniamo a parlare dei problemi di sicurezza della Cassia Sud. Il sindaco Bruno Valentini ha infatti annunciato le ultime novità sulle limitazioni dei mezzi pesanti. I dettagli nel servizio. Novità sulla limitazione della circolazione di mezzi pesanti sulla Cassia Sud. Dopo l'assemblea pubblica della Coroncina con i cittadini della zona Cassia Sud, il comune si era impegnato a confrontarsi con la provincia per esaminare la possibilità di limitare la circolazione dei mezzi pesanti. La decisione è quella di istituire un divieto di circolazione agli autocarri superiori a 7,5 tonnellate, eccetto veicoli in altezza urbana ed autorizzati, nella direzione da Monteroni a Siena all'altezza dell'incrocio tra la Cassia Sud e la zona industriale di Isola d'Arbia. Per poi imboccare il raccordo saranno installati i segnali stradali, divieti, obblighi di svolta e preavvisi di svolta necessari, ma essendo segnali particolari avranno bisogno di progettazione e realizzazione, pertanto ci vorrà almeno un mese. Un'innovazione di cui si parlava da tempo e che migliorerà le condizioni del traffico oltre ad altri provvedimenti già programmati, fra i quali l'installazione di un semaforo all'altezza della strada della Tressa.
E concludiamo parlando di palio. La Giunta ha infatti deciso che a realizzare il drappellone per il palio del prossimo 2 luglio sarà il famoso vignettista senese Emilio Giannelli. Inoltre è giunta ieri la notizia della conferma del mussiere Fabio Magni per le prossime carriere del 2018. E ora passiamo alla nostra pagina sportiva. Alla vigilia della ripresa del campionato di Serie C, la Roburziena mette a segno il colpo per il reparto avanzato. È Claudio Santini il nuovo attaccante a disposizione di Michele Mignani. Santini, seconda punta classe 92, arriva in prestito dall'Ascoli, dove in questa prima parte di stagione ha giocato 11 gare, mettendo a segno una rete. L'ex Montecatini e Pontedera, club con il quale è stato grande protagonista nello scorso campionato con 13 gol, ha già sostenuto il primo allenamento insieme ai nuovi compagni e sarà a disposizione per la gara in trasferta contro l'Arzachena. Così come Gabriele Cleur, difensore italo-australiano, classe 98, prelevato dalla Virtus Entella, sempre con la formula del prestito. Un terzino destro resosi necessario per il protrarsi dell'infortunio di Brumat. Per gli uomini mercato bianconeri ci sono adesso da sistemare i calciatori in uscita. Terigi e Campagnacci sono infatti in attesa di sistemazione. La Robur intanto è già partita per Olbia, dove domani alle ore 14.30 affronterà l'Arzachena di Mister Giorico, primo impegno di una settimana che vedrà i bianconeri sfidare anche Piacenza e Gavorrano. Per la partita in terra sarda, Mister Michele Mignani dovrebbe optare per il 4-3-1-2, con Guberti a sostegno di Marotta e Neglia e con il neoacquisto Santini pronto a dare il suo contributo a gara in corso. È stata una settimana molto movimentata in casa Menzana, non tanto per le vicende del parquet, ma soprattutto per il mercato. Mercoledì, infatti, la società biancoverde ha presentato in esclusiva a Radio Siena TV, durante la trasmissione Basket Forum, il nuovo arrivato Thomas Kitzling, guardia ceca del 1993, arrivato a Siena per sostituire Elston Turner, il cui rendimento è stato fin qui ben al di sotto delle attese. Il nuovo giocatore, arrivato da Venezia, dove fino a questo momento non era mai sceso in campo a causa di un infortunio, si è messo da subito a disposizione di coach Mecacci e del suo staff. La Soundriff, infatti, si sta preparando alla trasferta di domenica ad Agrigento, dove la Menzana affronterà la Moncada di coach Franco Ciani. Una partita sicuramente non semplice per la truppa menzanina, contro una squadra forte e costruita per le zone alte della classifica, anche se reduce da 3 sconfitte consecutive. In Sicilia dovrebbe arrivare l'esordio in maglia Soundriff di Kitzling, mentre è in dubbio la presenza di Elston Turner, al quale la dirigenza menzanina sta cercando una collocazione in questa finestra invernale di mercato. La vittoria contro Reggio Emilia è stata fondamentale per la Emma Villas per avere la certezza della qualificazione alla pool promozione. Manca tuttavia un punto per avere la matematica sicurezza della terza posizione finale nel girone bianco. Siena cercherà di conquistarlo nell'ultima sfida di questa prima fase, che verrà disputata domenica 21 gennaio alle 18 al Palaestra contro la Messaggerie Bacco Catania. Contro Reggio Emilia sono stati 14 punti messi a segno dalla banda Michele Fedrizzi. Sentiamolo. Un bel test, visto che in trasferta abbiamo sempre faticato, quindi questa vittoria netta per 3-0 ha dato degli ottimi segnali, frutto ovviamente sì del buon lavoro che stiamo facendo in palestra dopo il mese e mezzo in cui abbiamo dovuto giocare ogni 3 giorni, quindi in palestra abbiamo avuto poco tempo, diciamo, certo, per sistemare i nostri piccoli e grandi problemi. Ora abbiamo avuto un periodo un po' più tranquillo, dove avendo tutta la settimana a disposizione ci siamo riusciti a preparare meglio. Siamo di fatto probabilmente matematicamente terzi, è importante continuare a esprimere un bel gioco per arrivare poi all'inizio della pool promozione carichi, coscienti, diciamo, dei nostri mezzi, del nostro sistema di gioco, quindi non ci possiamo permettere di, diciamo, giochicchiare, anche se è una partita che ormai, diciamo, non conta. Avanti Francesco Ricci con il libro. Allora, il libro della settimana è di Alessandra Cotoloni, il titolo è Doppio Petto Blu per le edizioni Pegasus. È un libro estremamente interessante, un libro attuale, un libro la cui materia è tratta dalla cronaca. Doppio Petto Blu è già un titolo che evoca in noi un'idea di eleganza, ma anche di potere e di denaro, molte volte anche il potere del denaro. Io ce l'ho avuto una volta un doppio petto blu, non avevo né potere né denaro. Vedi Daniele, l'eccezione, è proprio così. Però in diciamo altri nell'immaginario doppio sì, petto, sì, sì. No, lo associamo a un certo tipo umano. E questo tipo umano è anche uno dei personaggi principali della vicenda, vale a dire Giacomo.
Per il resto, come la copertina molto bella, anche molto eloquente, al centro del libro però noi rinveniamo una protagonista femminile, la quale per delle vicissitudini familiari decide di diventare, come diremo, una sorta di ragazza di vita, una escort, perché questo le può garantire un guadagno facile ed immediato. E un po' alla volta si abitua anche a questo tipo di vita, a questo tipo di esistenza, finché non incontra un uomo tra i suoi clienti, ricorda per certi versi Pretty Woman, che pare schiuderle la possibilità di un'esistenza migliore, differente, magari coronata anche dal matrimonio e da un figlio. Le cose però, vedremo, andranno diversamente. Ora, qual è il pregio di questo libro? Beh, innanzitutto è un libro scritto molto bene. È un libro che alterna delle parti in terza persona con delle parti in prima persona, nelle quali, cioè, a parlare è Vittoria, la protagonista, la escort, in un ideale dialogo diario con la madre. In secondo luogo, accanto a questa bella scrittura, a questa costruzione originale, mi pare un libro estremamente attuale, perché c'è l'eco della crisi che dal 2007-2008 ha colpito l'Europa, ha colpito il mondo, ha colpito molte famiglie italiane, e questo ha portato anche alcune famiglie, come quella di Vittoria, a non sapere davvero più come fare a tirare avanti. E può capitare, Alessandra Cotoloni si guarda bene dal pronunciare un giudizio, può capitare che una ragazza, in mancanza di offerte concrete di lavoro, abbracci, intraprenda anche quella che è la carriera di escort. Un libro, direi, crudo, ma un libro dove la bellezza della scrittura alleggerisce certe situazioni molto esplicite e anche molto pesanti. Grazie, grazie a Francesco Ricci, ci vediamo la prossima settimana. Bene. E adesso è il momento della rubrica La storia siamo noi, è il turno che Maura Martellucci e Duccio Balestracci, e tocca a Duccio, vediamo. Fra pochi giorni sarà il 23 di gennaio, bravo palle, starete dicendo, lo sappiamo da soli, basta guardare il calendario. Sì, ma il 23 di gennaio è un giorno importante, perché in questo giorno è nato un personaggio molto importante per Siena. No, non è Francesco Burroni, è nato anche lui, ma è un personaggio diversamente importante rispetto a Francesco Burroni. È il giorno in cui nel 1673 nasce Violante Beatrice di Baviera, figlia di Ferdinando Maria, grande elettore palatino di Baviera, e di Enrichetta Adelaide di Savoia. Quella che potremmo definire Violante una donna in più, una donna che c'era sempre bisogno di sistemare da qualche parte, perché dovunque la mettevano qualche cosa succedeva e qualche cosa di storto girava. È una donna che ha una vita molto travagliata: quando a 3 anni muore la madre, quando ne ha 6 muore il padre, ancora adolescente nel 1680 si sposa la sorella alla quale era molto legata, e appunto nella corte di Baviera si pone il problema di che cosa fare di questa ragazza. Il che cosa fare di questa ragazza trova una soluzione nel fatto che nel 1688 viene richiesta come moglie di Ferdinando dei Medici. Non era nemmeno la prima scelta, perché Cosimo III, padre di Ferdinando, aveva cercato di accasare il suo pargolo presso altre case regnanti europee, anche più importanti di quella di Baviera, ma le condizioni che erano state poste da queste altre case regnanti avevano sempre fatto sì che la faccenda non arrivasse a buon fine. Nel 1689 Violante arriva a Firenze, moglie di Ferdinando dei Medici, personaggio stranissimo, molto colto, raffinato, esperto di teatro, di arte e quanto di altro, ma come dire, moralmente molto discutibile. Gli faceva filo tutto, uomini, donne, quel che succedeva, e vabbè, d'accordo, pazienza, non è questo il problema. È che con questa sua vita un po' sregolata si becca malattie a non finire, fra cui quelle che le porteranno poi alla morte. Sarà un personaggio che non amerà mai Violante, mentre invece Violante di lui sarà innamorata fin dal primo momento.
Violante arriva a Firenze, nella corte un po' lugubre di Cosimo III, molto bigotta, molto chiusa. Basta pensare che la moglie di Cosimo III, Margherita Luisa d'Orléans, a un certo punto scappa perché non ce la fa più a stare in questa gabbia di matti e di bigotti che è la corte fiorentina. Violante ha un altro problema, è sterile, non riesce a dare un figlio al, a Ferdinando dei Medici, e questo le provoca una situazione di ostracismo all'interno della corte e come dire anche di orrendi sfottò al di fuori. Non possiamo raccontare perché sono molto scurrili le battute che venivano fatte su questa povera donna. Nel 1713 per di più Violante rimane vedova perché il colto ma fradicio Ferdinando dei Medici muore e rimane vedova, e c'è ancora il problema di che cosa fare di questa donna in più. È una donna in più all'interno della corte, in mezzo anche ad altre vedove di corte, un ambiente da far paura, che gli odi, i pettegolezzi, le invidie sono roba veramente da farci campare di rendita e gossipari. Viene mandata come governatrice a Siena, non è la prima governatrice di Siena, la prima era stata nel 1627 Caterina dei Medici, perché i Medici saranno stati quello che vi pare, ma non erano stupidi per niente e avevano capito perfettamente la caratteristica di Siena, che non era uno stato sottomesso, ma era uno stato confederato sotto la corona dei Medici insieme allo stato fiorentino, un po' come la situazione confederale della Spagna oggi, tanto per intendersi. E viene mandata a Siena, dove arriva nel 1717, e Violante, che è una donna coltissima, intelligentissima, sensibilissima, capisce subito questa città, capisce le caratteristiche di questa città, capisce che le contrade sono non una cosa folcloristica, ma sono il nucleo fondante, fondamentale di Siena e della società senese. E infatti è con lei che si arriva alla prima definizione del regolamento del Palio nel 1721, quale sostanzialmente lo conosciamo oggi, è con lei che si arriva alla definizione dei territori, delle contrade. C'è stato fra il 1718 e il 19 il problema del Pecci che ha fatto rivivere l'Aquila, ma c'è stato soprattutto il problema da parte di tutte le contrade di definire con chiarezza quelle che sono le competenze territoriali, e Violante capisce esattamente questo, che il concetto territorio è il nucleo fondante della città di Siena, delle contrade, non in senso folcloristico ma in senso sociale. E nel 1730 è lei che firma il bando dei confini, non lo fa lei, sia ben chiaro, il bando dei confini è sollecitato dalle contrade, è sollecitato dai senesi, è frutto dell'elaborazione di Niccolò Maria Sozzini e di Angelo Del Cotone, ma Violante e Beatrice di Baviera capisce l'importanza e dà la giusta importanza a questo aspetto. Basta pensare che da questo momento in poi le contrade non cambieranno più, ci sarà il tentativo di far rivivere la Spadaforte che non avrà nessun esito, ci sarà nel 1761 il tentativo di far rivivere la Quercia che non avrà nessun esito. Violante di Baviera a Siena ci starà pochissimo. Quello scoglionato del Pecci lo sottolineerà come un fatto: vedi, questa non ci sta mai. Se fosse stata sempre a Siena avrebbe detto: questa è sempre qui fra le scatole a farci girare l'anima. Questo garantì a Siena in tutti questi anni la possibilità di autogovernarsi. Lei si limitava a controfirmare le leggi, le norme, le leggi che venivano fatte, i decreti che venivano fatti, nei casi più controversi a sottometterle al Granduca, ma rispettò profondamente l'autonomia di Siena e l'autogoverno senese. Fu una donna coltissima, una donna che dette vita a una vera e propria corte anche femminile, tra l'altro, di grande sensibilità e di grande importanza. Lo sottolineo
perché noi senesi non amiamo i medici, ovviamente, lo sappiamo benissimo. Cerchiamo di distinguere la storia dal folklore e dal campanilismo. Siena, sotto i medici, visse una storia, un periodo della sua storia importantissimo, importantissimo, non meno importante di quello che aveva vissuto prima. Cerchiamo di non dimenticarcelo. La storia di Siena non finisce, come diceva Ranuccio Bianchi Bandinelli, ironizzando, nel 1555, dopo aver avuto la massima espressione nel 1260. È una storia che continua anche dopo, e continua anche dopo grazie anche a personaggi come Violante e Beatrice di Baviera. Oggi come oggi gli eredi di Violante e Beatrice di Baviera si chiamano ad esempio Serafino. Serafino che ha giustamente emanato un proclama: di Violante sarò degno, per me Siena è il grande impegno. Vota Gatto Bianco e Nero, vota Serafo Sindaco. Alla prossima. Bene, adesso è il momento della clip scelta dalla TV della memoria da parte di Massimo Bigliorzi, vediamo. Anche per questo sabato abbiamo chiuso e quindi è il momento di far scendere in campo Raffaella Ruscitto con la sua cartolina di chiusura. A me il consueto saluto, grazie a chi ci ha seguito. Di sabato torna come sempre di sabato. Raffaella Ruscitto. Chiariamo subito al garante che non intendiamo parteggiare per nessuno. Il nostro obiettivo è quello di fare un po' il grillo parlante, cioè di stimolare la riflessione su vari ed eventuali temi e lasciare poi a chi ci ascolta tirare le somme di quello che abbiamo raccontato. Due notizie questa settimana ci hanno particolarmente colpito. La prima viene dall'Inghilterra. È stato recentemente istituito il Ministero della Solitudine. Questo nuovo dicastero si dovrà occupare dei problemi quotidiani dei tanti, tantissimi, soprattutto anziani, che si trovano ad affrontare la quotidianità da soli. Ovviamente l'Italia non poteva essere da meno in queste follie e scopro, seconda notizia, che il terzo municipio di Milano ha istituito l'assessorato alla cultura, benessere e felicità. Da queste notizie si evince in qualche modo che la politica non sa più che pesci prendere di fronte ad una società sempre più malata, sempre più in difficoltà, e quindi anziché cambiare in qualche modo il suo agire, perché evidentemente è causa
tra le altre, ma diciamo causa importante della situazione attuale, del disagio attuale a livello internazionale, anziché cambiare, decide di mettere queste ridicole pezze ad un tessuto sfilacciato, una collettività che ha perso le speranze e anche gli obiettivi. Cambiare però per la politica in questo momento non è possibile, perché l'obiettivo principale è quello di accentrare il potere, accentrare le ricchezze e fare da stampella alle multinazionali, ai poteri delle lobby, e questo lo stiamo vedendo anche a livello europeo. Quindi che cosa si fa? Si trovano questi rattoppi piuttosto ridicoli. Però, visto che siamo su questa scia, mi è venuto in mente che si potrebbe, per esempio, proporre di istituire il Ministero della Memoria piuttosto che l'Assessorato del Ricordo. Capisco che ai politici un'opzione di questo genere non giova, però per la gente potrebbe essere, diciamo, una svolta, un aiuto. Perché? Perché questo dicastero, questo assessorato, dovrebbero occuparsi di conservare, per esempio, le promesse elettorali piuttosto che i programmi elettorali. Dovrebbero sia il dicastero che l'assessorato segnalare le incongruenze tra quello che gli amministratori, i politici dicono e quello che poi mettono in pratica. Dovrebbero indicare, sottolineare e comunicare tutte le operazioni di facciata che poi non sono, come dire, reali e concrete. Dovrebbero segnalare i personaggi mendaci oppure quelli che in qualche maniera in passato hanno sostenuto un'idea e che poi via via la cambiano in base alla convenienza e all'opportunità. Questo per sostenere la memoria corta dei cittadini, magari di quelli anche un po' distratti, giusto per dare la misura di quello che accade e anche perché, conoscendo il passato e non perdendolo di vista, in qualche modo anche il presente ne potrebbe trovare un qualche giovamento. Però questa idea non è venuta a nessuno. Voi ve lo immaginate? Il ruolo e l'importanza di un assessorato della memoria, ovviamente bipartisan, a Siena avrebbe tantissimo lavoro, ma anche una buona dose di soddisfazioni e anche un ruolo di peso, e lo stesso un ministero a livello nazionale che possa già da ora operare per raccattare, conservare e al momento opportuno tirare fuori tutte le promesse che vengono fatte in questo momento dai vari candidati. Ovviamente però la memoria corta, la distrazione di chi sta al basso giova e parecchio a chi sta in alto, e quindi credo che questo ministero piuttosto che questo assessorato non vedranno mai la luce.